chiama Ciro, parla di un bambino che vive a Napoli, nella zona malfamata. Non riesce a vivere la sua infanzia come dovrebbe, perché entra subito a far parte della microcriminalità. Il regista Stefano Benvenuto nel film usa colori molto scuri, tipo il grigio, il blu e il nero, che rappresentano la tristezza dei bambini. In alcune scene possiamo notare immagini zoomate, carrellate e panoramiche. Le immagini zoomate sono presenti quando il bambino Ciro ruba il Rolex al signore ricco, facendo vedere la ferita sul polso. Avete visto che cosa hanno fatto? Guarda, hai visto pure? Guarda un attimo! Le scene panoramiche sono presenti quando i due bambini sono nel centro di Napoli, per far vedere dove essi si trovano. La scena che mi è piaciuta di più di questo film è quando il bambino minaccia il cane perché ha paura, pur essendo armato di un martello. Dopo, quando il cane si allontana, lui si accorge che si era fatto la pipì addosso. La mia scena preferita è quando il ragazzino crea delle ombre sul muro del suo palazzo. Infatti, secondo me, voleva cercare di recuperare la sua infanzia, che ormai era andata perduta. Il bambino fa dei giochi con delle ombre perché non si sente parte della sua vita, ma una semplice sfumatura. Perché i bambini della sua età dovrebbero andare a scuola o giocare, invece lui è costretto a rubare. Le scene che rappresentano l'infanzia di Ciro sono quando va a mangiare il zucchero filato e quando va alle giostre. Prende dei gettoni e si avvicina alla giostra dei piccoli. È come se ricordasse la sua infanzia perduta. È giusto che i bambini devono andare a rubare per avere dei soldi invece di andare a scuola per imparare. Il film Samsung e Little Cat parla di due realtà parallele che si incontrano in un determinato punto del film, sconvolgendo le vite delle due giovani protagoniste. Il mezzo con cui queste si incontrano è una bambola che appartiene prima a Samsung e poi a Little Cat. Il regista ha fatto un'ottima scelta inserendo delle panoramiche che mostrano una visione dall'alto verso il basso, mettendo in netto confronto la realtà ricca e quella povera. Nel film di John Woo ci sono alcuni diritti che non vengono rispettati in alcune parti del mondo, ad esempio il diritto all'istruzione, ad esempio Little Cat che non può andare a scuola, oppure lo sfruttamento minorile. Ciao Mao! Ciao nonno! Che c'è? Che c'è? Guarda! Che c'è? Guarda cosa ti ho portato! La scena che mi è piaciuta molto è stata quando il nonno e la bambina vanno al mercato. A me questa scena mi è piaciuta molto perché il nonno si sacrifica per la bambina. Perché il nonno metteva i soldi da parte affinché la bambina potesse andare a scuola. Che i bambini poveri vengono trattati molto male. Padrone, 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 padrone. Allora? I soldi. I soldi. Ah!
Il nonno di Little Cat muore e un uomo la adotta solo per sfruttamento minorile, cioè la usa per vendere fiori, così guadagna dei soldi. E quei soldi che i bambini guadagnano li devono dare a quest'uomo. Un fiore, voglio comprare un fiore, un fiore. No, vai via. La scena che mi piace di più è quella in cui le due bambine si scambiano degli sguardi e senza parlare già si dicono tutto della loro vita, e forse questo renderà più felici entrambi. Com'è bella. L'importanza che vuole dare questo autore a questo film è il dono. Possiamo capire che noi, se per esempio doniamo qualcosa ad un'altra persona, a noi ci doneranno qualcosa. Infatti in questo film il dono ha un senso circolare. Tieni. Volete comprare un fiore? Nel film di Catelyn, Lilou e Joao sono due fratelli molto poveri. Vivono in una baraccopoli. Lo sfondo della città si divide in due parti, c'è la parte ricca e quella povera. Nella parte ricca si possono vedere palazzi e grattacieli, invece nella parte povera solo case fatte di cartone. Lilou, conosco un posto dove pagano 4 rais al chilo. Allora andiamoci! Brigati! Vai, Joao! I giovani protagonisti cercano mattine e materiali vari per guadagnarsi soldi e speranza. La stessa speranza tanto ricercata e desiderata dal piccolo protagonista del film, Il viaggio di Joao. Mi vuoi fottere i clienti? Chi te l'ha detto che puoi lavorare qui, eh? Mi vuoi fregare i clienti? Sparisci! Questo film l'ho trovato ingiusto perché secondo me non è giusto che questi bambini devono vivere da soli, senza genitori, senza andare a scuola, e che devono lottare ogni giorno per procurarsi dei soldi. Metti qua. Sì, va bene, tieni. Forza ragazzi, forza, venite a giocare, comincia la partita, forza! Venite! Oh, anche tu, vieni! Forza! Loro, secondo me, devono avere gli stessi diritti nostri di andare a scuola e di divertirsi e di avere un genitore. Questo film mi ha fatto capire l'importanza di avere qualcuno al suo fianco, come ad esempio potrebbe essere un fratello, un amico. Questo film mi ha un po' scosso in realtà, perché non mi aspettavo che ci fosse così tanta ingiustizia in questi paesi. Ehi, e le mie patatine fritte? Abbiamo finito i soldi. Finiti? Domani torniamo là. Prendiamo un'altra volta il carretto e compriamo le patatine per te. Va bene, domani ci torniamo. Ma cerca di non prendere altre buche, eh. Sulla legalità mi è piaciuto molto, soprattutto per i temi che abbiamo affrontato in questi ultimi giorni. Parlavano molti di povertà e altri invece confronto, fratellanza. Per me la legalità è il diritto di tutti i bambini di giocare, di essere sereni, di avere una casa e di andare a scuola. Progetto mi ha fatto molto riflettere sul diritto che i bambini e i ragazzi hanno all'essere sereni. Devono essere sereni con se stessi e con gli altri, e anche le famiglie devono aiutare.
questi tre corti che abbiamo visto, potrei ad esempio aiutare questa gente che purtroppo vive in condizioni di povertà, li farei andare a scuola, li farei praticare da grandi, li farei praticare un lavoro. Questo progetto mi è piaciuto molto perché abbiamo affrontato il tema della legalità, e cioè vivere secondo le regole. Non mi piacciono molto le ingiustizie che vivono molti bambini che sono costretti a rubare o a scambiare materiali per avere un po' di cibo. Il tema che mi ha incuriosita di più è stato lo sfruttamento minorile. A me i film mi sono piaciuti molto, ci dicono che bisogna aiutare sempre il prossimo e combattere per le persone più povere. Questo progetto mi ha fatto riflettere sul fatto che tutti dovrebbero avere gli stessi diritti. Per esempio, le persone povere non dovrebbero essere sottovalutate, ma anzi dovrebbero avere anch'essi una casa, un posto dove dormire, dovrebbero andare a scuola i bambini perché ne hanno bisogno. E come è obbligatorio andare a scuola per noi, dovrebbe essere obbligatorio anche per loro, perché è un bisogno che hanno tutti. Questi bambini dovrebbero andare a scuola e non dovrebbero rubare oppure lavorare, ma dovrebbero giocare, andare a scuola oppure vivere in delle case normali. E quindi inserirei tutte le persone del mondo ad aiutare questi bambini, ma anche questi ragazzi che si trovano in questa situazione, e a restituirgli la loro infanzia. Noi abbiamo visto dei corti che parlavano sull'uguaglianza dei bambini ricchi e dei bambini poveri, come sopravvivono per cercare di mangiare, alcuni che pure devono rubare, senza andare a scuola. Con questo progetto della legalità ho imparato a vedere i video diversamente e a commentarli. Il progetto della legalità mi è piaciuto.